Regione Lombardia e Lago di Como protagonisti alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, giornata conclusiva dedicata agli operatori del settore che promuovono le bellezze paesaggistiche e le eccellenze del territorio, e sono alte le attese in vista della prossima stagione turistica. C'è stata una grande affluenza, chiaramente domenica con il pubblico abbiamo distribuito la maggior parte del materiale, e ieri e oggi operatori, quindi appuntamenti mirati per la destinazione del Lago di Como è sicuramente una vetrina importante. C'è la curiosità di sapere cosa c'è vicino a casa, che non si pensa, soprattutto il territorio del Comasco, Lecchese, che una volta erano molto gettonati come mete di vacanza, anche a vacanze lunghe, sono stati molto trascurati negli ultimi anni. Invece adesso, anche grazie alla pandemia, bisogna dire, sono diventati più interessanti e c'è una seria riscoperta del territorio. La bassa stagione che di solito andiamo a riscontrare nei mesi di novembre e dicembre si è comunque prolungata e abbiamo avuto tante richieste anche per quei mesi. Il 2024 si prospetta altrettanto interessante, perché abbiamo già prenotazioni per tutta la stagione, quindi siamo fiduciosi e soddisfatti. Quest'anno qui al BIT stiamo promuovendo tante attività, alcune nuove, un'attività molto richiesta dai turisti stranieri soprattutto, è anche una visita esclusiva al Castello Baradello. La richiesta è sempre molto varia, il Lago di Como ormai, il brand Lake Como è un brand che ormai è conosciuto in tutto il mondo.